Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per il FIFA pronostico di Juventus e Roma. Andiamo a vedere dunque la formazione, cercando di star dietro anche a quello che ha detto Mister Allegri. Ovviamente non ci sarà Cancelo, João Cancelo che è infortunato, lo rivedremo nel 2019, quindi mettiamo De Sciglio al suo posto e da quello che si è capito Ronaldo riposerà col Sampdoria, da quello che si può immaginare, ma giocherà domani, giocherà sicuramente. Domani sera, a mio avviso, non giocherà Khedira perché giocherà Betancourt, quindi io metto Betancourt. Magari però Khedira lo teniamo al posto di Barzagli qua perché potrebbe entrare a partita in corso. Sicuramente assente João, Cancelo e Cuadrado anche. João Cuadrado, vediamo chi mettiamo al posto suo, ovviamente Spinazzola, dai, via, avanti. Dunque, la formazione che metto in campo io, che è quella che penso che metterà anche Allegri, con Szczęsny, Bonucci, De Sciglio, Chiellini, Alexandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Ronaldo, Mandzukic e Dybala. Ho messo ovviamente alle 20:30 e ho messo già inverno, insomma, perché da oggi, auguri a tutti, è sostituto d'inverno, quindi buon inverno a tutti. E iniziamo. Ovviamente pallone della Sta Serie per A, tu scoccare il vedete. momento di Juve-Roma, una delle classiche del nostro calcio. Pallone della Serie A, Molti stiamo tifosi parlando di una presenti delle qui, classiche del tanti calcio duelli da italiano, lo seguire dice anche stasera. Pierluigi Ah, che Pardo in atmosfera telecronaca qua. incredibile. E Me la voglio godere effettivamente tutta. questa è Si respira veramente È una un'emozione partita unica che, qui come all'interno Juve-Inter, dell'Allianz Juve-Milan, è Stadium. sempre difficile, Temperatura che è salita, così come i decibel in attesa anche del calcio d'inizio. quando tutto sembra facile, no? Che magari sembra la Roma un po' in Vediamo la difficoltà, però in formazione di realtà partenza della Juve. 4-3-3 il modulo la Roma in scelto difficoltà dall'allenatore per questa comunque non si sfida, con può due attaccanti in sottovalutare mai. movimento schierati larghi, una punta Subito la partenza centrale. della Juve con Occhio soprattutto Bentancur che alla allarga rigidità benissimo per degli Paolo Dybala. esterni di uno Paolo contro Dybala uno arriva fino in fondo, potrebbero prova a metterla per mettere in Ronaldo, grande anticipato, difficoltà i anzi era tifosi Mandzukic. avversari. Calcio Palla d'angolo. spazzata via, sarà corner. Batte Miralem Pjanic, cross di Rapidamente in mezzo Pjanic. Pjanic, di Arriva nuovo un di tiro testa. cross. La palla messa fuori, Distinto il Bentancur difensore, la dà passa subito via. per ancora Pjanic che riesce a metterla giù. Pjanic dentro, non è Ronaldo male contropiede Ronaldo Olsen. Cristiano, La palla in palla rimane lì. gioco, Riete della Juventus. Mandzukic, il gol di Mario Mandzukic. Mandzukic. 1-0, partenza col botto della Juve. L'azione è direi meravigliosa qua. Un gol al volo Bravo impeccabile, Pjanic qua a davvero darla a una Ronaldo, grande grande giocata. parata Eh di sì, Olsen sulla cercato la ribattuta. palla Ci ha senza pensato pensarci, Mario però è riuscito Mandzukic, stupendo. che qua da La regia ci 1000 dice dopo angolazioni, il gol, da un'altra la porta angolazione. praticamente vuota, non Juve poteva avanti fallire dunque e i tifosi bianconeri che un esultano in giocatore che fa tribuna. tutti i gol brutti e non decisivi secondo qualcuno, ma un Fassio, giocatore Pastore, allucinante, uno dei più forti Eric attaccanti Dzeko, Zonzi. che io mi ricordi nella Juve, Cercare il buco anche della per la difesa duttilità che ha avversaria. sempre messo. Contrasto Ah, pulito, pensavo di pallone riuscire a in fare alto. il tap-in su El Shaarawy, invece. Rimessa per Zonzi, loro. De Rossi. Occhio alla Roma che prova ad attaccare De Ed Eric Rossi, prova un Dzeko. tiro, Bravo Szczęsny. Si Szczęsny, sporca i senza guantoni. problemi. Importante questo gol di Mandzukic, pronti via. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Se la cava sotto pressione. Ronaldo, Era bella giocata interessante qua. Dybala. La palla arriva a Ora Mandzukic, gestita fermato da male Federico El Fazio. Shaarawy. Pastore. Dzeko. Ed Dzeko prova ad allargare per Hünder. Prova che attacca ancora lateralmente. Hünder. E Intervento Pjanic recupera efficace del palla. difensore che intercetta Juve il che lancio riesce e a venire recupera fuori ancora palla. palla al piede. Palla ad allargare per Paolo Dybala. Attenzione a Dybala. Dybala prova ad accentrarsi, poi il pallone arriva in qualche Bentancur. modo in area di rigore, Buono l'anticipo del anticipato qua. difensore. Manolas. Bravo Manolas, Spazza poi via ad allargare per Manolas. Hünder. Zonzi. Hünder. Buona Hünder, gran l'idea palla per qui. Pastore, non sono messo bene. E La la mette Roma in riesce qua mezzo. ad andare molto vicino al Coraggioso il pareggio, tentativo ma la palla è dell'attaccante. Pallone che fuori. termina largamente sul fondo. Ed Lei ci ha provato, Dzeko non se era l'è facile divorato. colpire al volo e indirizzarla verso la porta Li da avevo un apprezzare. po' Comunque persi il qua. coraggio e il gesto tecnico. Occhio allo spunto in velocità. Bravo De Sciglio.
tocco orizzontale. Bello questo scambio. Mandzukic ancora per Dybala. La giocata non è male, il cross arriva, è facile preda di Olsen che però non ci arriva bene. Allora la palla arriva ancora a Matuidi che però si incarta da solo. Rimessa a Roma, buona difesa qua. Florenzi. Juve Roma che sorride fin qui ai bianconeri. Che sono avanti quando siamo giunti nelle battute conclusive. Ma che prova, erroraggio di Szczęsny clamoroso. Ma la Roma non ringrazia. Mamma mia, non avevo visto il Sharawi, ragazzi. Stavo facendo una frittata grossa come una casa. Bentancur prova il giro palla. Ferma l'azione, recupera il pallone. Palla sbagliata. Traiettoria giusta. Palla larga per Florenzi. Roma che sta giocando comunque bene questa partita, attenzione, la palla ancora per Pastore 1-2, ottima chiusura ancora della Juve. Roma che giochicchia un po' troppo a volte. Mandzukic è sempre bravo in questi palloni, poi gran palla di Bentancur per Dybala, palla tesa in mezzo, c'è Ronaldo dall'altra parte, anticipato all'ultimo. Contropiede quasi ottimale della Juve. E adesso il pallone in aria, messo fuori. Ci pensa Bentancur ancora a gestirla. Ha toccato 370 palloni Bentancur. Poi trova grandissima palla per Mandzukic. Olsen. Calcio d'angolo per la Juve. Che parata. Altra grande idea di Bentancur che aveva trovato Mandzukic in zona tiro. Bravo anche Olsen nell'uscita qua. Mandzukic, bella apertura qui. Ancora per Ronaldo, messo giù, attenzione, calcio di rigore. Arriva l'intervento dell'arbitro, calcio di rigore. Fallonetto di Kolarov che viene anche ammonito. Intervento che ha scatenato su qui Cristiano proteste, Ronaldo. Chi chiedeva il rosso per il giocatore della Roma, che ne pensi Stefano? Giusta l'interpretazione dell'arbitro. Rigore nettissimo. Sì, però il tiratore non può essere Dybala, con tutto il rispetto che posso volere per lui, ma ovviamente il rigore lo tira Ronaldo e io non sono capace di tirare i rigori. E segna Cristiano Ronaldo 2-0. Io non so tirare i rigori a FIFA, è stato un caso il fatto che abbia segnato. E a riposo si va sul 2-0 molto probabilmente. Rigore calciato con sicurezza. Abbastanza pesante al raddoppio. Cristiano Ronaldo ha battuto il portiere con conclusione imparata. Ronaldo tra l'altro sta avendo ho visto in questi giorni i due rigori che ha tirato con la Fiorentina e con Torino. Con il Torino ha tirato oggettivamente male, però ha questa forza qua nel tiro che per il portiere è difficilissimo riuscire a tirarlo fuori dalla porta, perché ha tirato così forte. Intanto finisce il primo tempo 2-0, andiamo a riposo con un risultato soddisfacente anche se la Roma non ha giocato male. E stavamo dicendo che appunto che Ronaldo ha questa classe e questa potenza, soprattutto la potenza nel tirare i rigori, che Pastore li tira così forte che basta che li angoli un attimino e la palla entra dentro, perché cercando il momento giusto, perché francamente poi fai fatica. Crossa verso il centro, peccato, era un buon cross ma non c'era nessuno in area. Pjanic, buona la copertura, attenzione Pjanic, può far partire il contropiede, palla per Mandzukic, fuori gioco, peccato. Stava andandosene verso la porta avversaria, non ho avuto dubbi l'assistente. Ma era al di là, poco, era fuori gioco. Zonzi, Pastore. Edin Dzeko, palla che passa. Messa fuori. Attento nel recupero Bonucci. E qua rischio di giochicchiare un po' troppo. Esciglio. Bentancur, Dybala. Ottimo periodo di forma per lui. Poi c'è un fase. Fallo, l'arbitro dice di no. Si vede da come gioca. Matuidi recupera un gran pallone. Poi prova Dybala a far passare il pallone. Ancora Matuidi. Alla fine il pallone lanciato dalla Roma e rimessa laterale. Matuidi, man mano che passano i minuti, è sempre più ovunque. Anche nella realtà, un giocatore incredibile. Attenzione, Dybala in zona tiro. Dybala, Olsen. Calcio d'angolo. Sarà calcio d'angolo per la Juve. Calcio d'angolo verso Chiellini anticipato. Ci pensa De Sciglio a tenerla viva con Matuidi. Anzi, Alessandro sbaglia, però Alessandro un pallone abbastanza sanguinoso. Attenzione alla ripartenza Kluivert della Roma, che con Kluivert vuol partire in contropiede, ma Chiellini è ovunque la Juve. Palla lunga per Mandzukic.
Funzione interessante, ma in offside. Cioè, fuorigioco di Mandzukic. Cambio dunque, è un modo per dare un messaggio anche psicologico. Allora, il primo cambio è stato fatto, Costa per Dybala, ma io non mi fermo qui. Tiro fuori Pjanic e metto Emre Can. Kedira per Bentancur, così faccio fare il minutaggio. Abbiamo finito i cambi, benissimo, quindi. Ecologico ai giocatori a caccia del pareggio. Ecco le tre sostituzioni. Chiaramente queste sono sostituzioni che io a FIFA le sostituzioni le faccio quasi sempre tutte e tre assieme, ma anche perché nella realtà è un conto, nella realtà probabilmente non ne farei veramente come Allegri farei probabilmente, no? Però a FIFA, se la cava, ho detto Ronaldo subito, lascia lì sul posto De Rossi, gran giocata di Ronaldo. Ronaldo ancora, Ronaldo si taglia tutto il campo, Ronaldo gran giocata e la palla è per Douglas Costa, che è fresco, Douglas Costa, Douglas Costa, Douglas Costa, tira Douglas Costa, deviato, calcio d'angolo. Corner dunque per l'ultimo tocco di un difensore. Douglas Costa col grosso in mezzo, palla per Olsen. Intanto facciamo una bella cosa, cambio Ronaldo con Douglas Costa a livello di corsia. Problemi, portiere sulla traiettoria. Che okay, di qua riesco a gestire meglio la freschezza di Douglas Costa. Cristiano Ronaldo. Ronaldo perde il pallone. Magnifica lettura di rimessa laterale. Douglas Costa. Subito vedi Douglas Costa che va via, gran giocata di Florenzi difensiva qua, Cristante. Kluivert. Allora, brutto errore, attenzione alla Roma, ma se gioca Roma gioca così, non ho assolutamente problemi a difendere. Che dira. Ultimi minuti di questo Juve Roma, davvero Ronaldo ancora, perfetta la partita di Ronaldo, di là del gol. Senza problemi qui la difesa. Ancora che dira. Emre Can. Matuidi. Palla verticale. Palla per Costa, è buona Olsen. Che parata! Azione meravigliosa, che parata di Olsen su Douglas Costa. Costa la fa girare, messa ancora fuori. Chiellini. Matuidi, ancora Costa. Costa nello stretto. Non sono riuscito però, contatto con Fazio, non sono riuscito a rimanere in piedi per impensierire poi Olsen. Kolarov. Roma che attacca ancora lateralmente. Kolarov credo che insieme a Under siano i giocatori che più mi fanno paura per domani sera nella realtà, Bella questa giocata della Juve che riesce a distendersi ancora per Mario Mandzukic, che incredibilmente dopo che ha corso 90 minuti ne ha ancora. Mandzukic dentro per Costa, la palla era perfetta, ottima la chiusura però di Fazio. Bene la Roma difensivamente qui, ma risultato comunque che sorride alla Juve. Mandzukic, Matuidi, Costa fuori gioco. È abbastanza evidente il fuori gioco di Costa. Cristante. Finisce qui, finisce 2-0 per la Juve, le reti di Dybala e poi il rigore di Ronaldo. Tutte e due nel primo tempo, la Juventus batte 2-0 la Roma. Insomma, sarebbe un risultato molto, molto positivo per domani. Ragazzi, chiudo qua questo video, a me non resta che darvi appuntamento con i prossimi appuntamenti del canale. E a tutti una buona giornata da Fuori Rosa TV, al prossimo video. Ciao!